Bentornati qua su Football Manager 2024 con il nostro Bari. Allora, siamo partiti molto bene perché abbiamo subito sconfitto la Salernitana, che in teoria dovrebbe essere, diciamo in linea teorica, una contendente per non retrocedere, quindi la partenza è stata ottima, però il calendario ci ha fatto un po' uno scherzetto perché abbiamo Napoli, Atalanta, Sassuolo, Roma, Milan. Io non so come ne usciremo da questi scontri. Comunque il calciomercato è completato ufficialmente perché la squadra è completa, quindi sono abbastanza tranquillo. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, Marcelo oggi purtroppo non ci sarà per causa di ammonizioni. Al posto di Marcelo mi ero segnato Ferri, Stefano Ferri, quindi giocherà Stefano Ferri. Ragazzi, Marcelo me lo porto comunque in tribuna a sto punto e mi porto magari in squadra, mi posso portare cos'è che non va? Prova atletica, insomma, vabbè, ci portiamo comunque magari Johnson che male non fa. Quindi andiamo. No, cos'è che è successo? Scusate. Orlando e Venuti non possono giocare, in poche parole. Ho capito. Vabbè, allora mettiamo Jim. Dove sta Venuti? Qua. Ok, mettiamo Marek. Perfetto. Ora posso? Cioè, si può? È consentito? Si può andare avanti. Allora, col Napoli una bella sfida, nel senso che qui, ragazzi, dovessimo anche solamente pareggiare, sarebbe già un bel risultato. Onestamente. La vedo molto complessa, però mai dire mai, eh. Io non mi voglio precludere niente. Certo che partire così, mamma mia, Brazzaro ha fatto una parata. Ma una parata veramente da fuori classe. Fuori classe veramente incredibile. Mamma mia, stavamo per subire il gol. Ripartenza? Dagli da Chakra, che cosa stai aspettando? Ma passagliela subito, dalla in profondità, fai qualcosa, non so, cioè, inventati un qualcosa di interessante, no? Vabbè. Oh, solo 3 minuti sono passati, eh. Solo 3 minuti sono passati, veramente poco. Mamma mia. Mi sa che era fuori gioco, tra l'altro. Tra le altre cose, però, ragazzi, pochi minuti ma tante azioni da parte del Napoli. Soffriamo tanto quest'oggi. Soffriamo tanto, troppo. Mi pare di vedere che soffriamo veramente troppo. E bisogna fare in modo di non subire gol. Mamma mia, mamma mia. A parte che l'indifesa stavamo per fare una frittata abbastanza colossale. E per fortuna che non si è realizzata questa frittata, o quantomeno non si è conclusa con un gol da parte del Napoli. Quantomeno. Ci stanno dominando, praticamente sì. Praticamente sì. Stiamo resistendo, però è dura. Chaka. Non Chakra, è Chaka. Perché dicevo Chakra io? È rigore? No, no, Traoré, non farti male, per favore. Non farti male. Sembrava dentro. Rigore concesso. Potrebbe arrivare la svolta. Grazie a questo calcio di rigore che faremo battere all'Azetic. Sì, facciamo battere all'Azetic sperando che Traoré stia bene. L'Azetic, ti prego. No, vabbè, no, vabbè, non ci credo. No, vabbè, no, no, non è possibile. 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 No, no. Era l'unica occasione che potevamo avere per dare un'impronta a questa partita. L'abbiamo buttata nel cesso.
Qualcosa in testa mia mi diceva: falla battere a Ferguson, falla battere a Ferguson, ma no. Facciamola battere a Lazetic. Vabbè, ma non potevo saperlo. Comunque sono contento perché potevamo essere anche 1-0, come perdere 2-3-0. Però la prestazione è comunque buona, eh. Stiamo giocando benino, devo dire. Sono abbastanza soddisfatto al momento di questa partita. Comunque 0-0 con il Napoli mi sembra un buon risultato. Dovesse finire così, io firmerei, ve lo dico. A posto. Mamma mia. Dicevamo, allora, domanda di più. Cioè, comunque partenza di primo tempo, di secondo tempo imbarazzante, cioè dopo neanche 2 minuti già gol subito. Oh, Ferguson! Lewis Ferguson, l'acquisto top del mercato estivo, e si conferma l'acquisto top, secondo gol in 2 partite per Ferguson. Bravi ragazzi, bella. Assist di Lazetic, molto bene. Devo dire che questa qui mi è piaciuta, eh. Niente male, niente male, ragazzi. Mamma mia, l'ho vista male di Osimhen. L'ho vista veramente male. Ferri. Ferri. Mamma mia. Ferguson, calma. Sayan apre tutto per Iliev. Chaka per Corrado. Ancora Iliev, buttala dentro. Lazetic! Marco Lazetic! Ma no, non è mai fuori gioco, arbitro. Che ti inventi, scusa, Marco! Proprio lui! Si fa perdonare per quel rigore sbagliato. Ragazzi, loda, calma. Allora. Sayan è stanco. Mettiamo Zefi, perché Johnson non sta ancora bene. Ferguson è stanco, però che cavolo. Come faccio io? Come faccio? Allora, Ferguson, o Jim o Valz. Jim. Tra l'altro ex della partita. E per il resto direi che va bene così. 2 cambi, non voglio cambiare troppo perché poi rischiamo di perdere l'inerzia della partita. Fermo restando che anche un pareggio dovesse arrivare, non sarei deluso. Mamma mia, Iliev, di quanto? Pochissimo. Oh, comunque stiamo per fare il colpaccio col Napoli, eh. Io non vorrei di... Stiamo per fare il colpaccio. Iliev, sì, Cortinovis, può andare bene. Traoré, Schmidt è stanco. Schmidt chi ci metto? O Martel, ma Martel è rimasto? Eh no. Non ce l'ho Martel. Dovremmo comprare qualcuno che possa... Vabbè, c'è Samaniego, no? Dove l'avevo messo Samaniego io? Non l'avevo messo, visto che è rimasto lì in canna. Possiamo usarlo come incontrista senza per forza fare altri acquisti. Samaniego, così mi cresce un po' visto che è giovane. Diamo fiducia a questi ragazzi che sembrerebbe aver iniziato col piede giusto questa Serie A. Molto col piede giusto, anche stranamente troppo a momenti. Cioè troppo non è mai in realtà, però capolavoro, eh. No, Lazetic, no. La potevamo chiudere questa partita con Marco Lazetic. E purtroppo però se la fa parare. Gran intervento anche del portiere, ovviamente. Bravo Corrado. Nostra. Teniamola lì, per favore. Teniamola lì, non sbagliamo niente. Per carità di Dio. Corrado batte. No, vabbè, Cittadini a un passo dal gol della chiusura di questa partita. Stiamo giocando una partita veramente entusiasmante sotto ogni punto di vista. Io non posso che essere felicissimo per come stiamo giocando, perché onestamente con Napoli non me l'aspettavo. Con Napoli non me l'aspettavo proprio di poterla forse portare a casa.
o quantomeno, ma neanche di pareggiarla. Anzi, avevo paura di una sonora sconfitta per come era partita all'inizio, Un Napoli molto arrembante. No, 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 no. Bravo, Brazao, bravo, 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 bravo. Vabbè, sembra stanco, mancano 3 minuti, non faccio entrare Mele per 3 minuti, poi sembra che lo piglio in giro, dai, per favore, non facciamo cavolate. Si vince a Napoli, in casa del Napoli, 2-1. Io sono veramente... È un'impresa, ragazzi, questa è un'impresa incredibile. Bari al primo posto, è solo la seconda giornata. Però fa sognare questa roba, eh. Vabbè, sicuramente dovremo lottare per altri obiettivi, però intanto siamo lì. Quindi io sto zitto, tranquillo, va benissimo. No, ma Martel è in prestito al Monza, è vero, ma... Scusate, che non mi ricordo più. Monza... Però non possono... Non lo comprano nel caso? Vabbè, pensavo che ci fosse la rivendita obbligatoria, non mi ricordavo sta cosa. Comunque siamo a pari punti con Torino e Roma. Cioè, ok, Torino, ok. Va bene, Andrea Lucchi magari ci cascasse, pure Giacomo Cobianchi magari ci cascasse. Questo Albert De Masai è bello forte. È bello forte, però non abbiamo i soldi. Edson non riusciamo a darlo via. Purtroppo ci si è provato, ma non è fattibile. Oh, il buon Sangaré. Comunque è cresciuto molto bene Sangaré. Non che avessi dubbi, perché gran bel giocatore, però diciamo che ha fatto un po' il tempo suo e ci ha fatto anche abbastanza sclerare. Ma questo chi è? Ma questo chi è, raga? Ma sul serio? Ma sul serio? Proviamoci. Pure questo Edward James. Ammazza, oh. È 1,9, no. Facciamo così, rate annuali. Aiuto. Facciamo 3 rate da 4 da un milioncino. Ma no, perché? No, no, no. Lui no, al momento no perché non c'è... Allora, hanno rifiutato questa offerta, però io potrei fare anche delle rate. Tipo 3 rate, come prima, da un milioncino e dai su, non fa... Non fate preziosi. Offerta per Christopher Johnson. Allora, Johnson al momento mi è fondamentale, ragazzi. Non avrebbe senso venderlo, onestamente. Allora. Oh, c'ho sta tosse. Negozio offerta. Ma sai che c'è? Possiamo far così. Beh, secondo me questo è un gran giocatore, eh. Ragazzi, ma questo è forte vero. Ma questo è forte vero, eh. Ma porca miseria. Non è interessato. Non è interessato, porca miseria. Ma come? Vabbè, certo che se può andare al City, al Chelsea così, grazie al cavolo che non è interessato. Però mi dispiace tanto, perché mi sembrava un giocatore interessante. Offerta per Edson. Ma io Edson onestamente con un'ala con cross 6, passaggi 9. Ma
Questo è un giocatore che. Allora, possiamo fare. Tiriamo su qualche soldino in più da questa cosa. Ragazzi, io a 1.600.000, 1.800.000 più 50% di rivendita, io ve lo do che è un piacere. Carissimo Monza, sai che c'è? Ciao Edson, è stato bello. Cioè, bello poi. Neanche tanto in realtà. Sormani in prestito, certo, va benissimo. Dai, Sormani, fai vedere di che pasta sei fatto, amico mio. Edson è una buona vendita, secondo me, eh. Ci capiamo anche l'ingaggio, raga, che non ne valeva la pena. Questo Quintino come incontrista. Abbiamo solo Schmidt come incontrista noi. E Beka Beka, in realtà. Però marcatura 8, contrasti 8. Non mi ispira, non mi ispira. Onestamente, non mi ispira. Ingaggi, noi siamo diciottesimi. Stiamo facendo un buon lavoro con gli ingaggi, perché comunque ci sta essere lì, perché siamo appena arrivati in Serie A. Quindi Ferguson, Ferguson, io ti amo Ferguson, io ti amo. Posso dirti che ti amo, cioè. Giocatore totale, totale, 8,5, beh, 8,5, direi che ci sta. Johnson entusiasta, Schmidt entusiasta, Beka Beka un po' calato, pure Iliev. Ok, va bene. Con molta calma facciamo tutto. La prossima è con l'Atalanta. Atalanta, squadra rognosa, molto rognosa, però abbiamo battuto il Napoli, quindi perché no? Cioè, nel senso, perché non provarci pure con l'Atalanta? Visto che ci siamo. Allora, c'è una cosa interessante qui nel mercato. C'è questo Renzo Montero. Che è un terzino innanzitutto, terzino sinistro. Ci abbiamo Zanoli e Corradoli. Però questo ragazzo può crescere tanto. Non è molto agile, non è molto veloce, ma quello non mi interessa. Però io per questa cifra me lo porterei a casa. Onestamente, me lo porterei a casa, anche perché sembrerebbe essere poi Montero, nome d'arte. Allora, facciamo così, abbassiamo un po' le pretese, che non sono altissime, per carità di Dio, però. Abbassiamo ancora un pochettino. Aspetta però. Oh santa, non ho visto sta roba. Non ho visto sta roba. Vabbè che. La clausola a 6 e mezzo. Prima che ci arriva possiamo anche rinnovarlo, eh. Alla fin dei conti. Tanto retrocedere, speriamo che non sia il caso di pensarci. Allora, Sala in difficoltà con l'acquisto di una nuova caratteristica. Ha avuto difficoltà. Allora. Alleggeriscilo un attimo, perché io ho paura che dopo si. Ho capito, raga, però cioè non potevo crocifiggerlo su. Ci sta provando. Porraccio, ci sta provando anche troppo. Diamogli un po' di beneficio del dubbio, no? Poi è chiaro che se col tempo non ce la fa ancora. Mi arrabbio magari, però. Dai. Avevo anche Penteado, però, noi, qua. Terzino sinistro. A questo punto, con Penteado. Con Penteado lì. Pronto. Con Penteado, perché comunque. Allora. Scusatemi, eh. Renzo non può far questo. Penteado, scusate, può farlo quello? No. Perché abbiamo Corrado. No, Zanoli e Corrado. Ragazzi, Montero. Però è forte. Al massimo ci faccio plusvalenza. Ecco,
Zanoli infortunato, anche se solo per 2-3 giorni, per fortuna. Mentre che firmava lui, si è rotto Zanoli. Ma perché? Ma perché? Va bene tutto. Diritti TV, va benissimo tutto. Minchia, l'Udinese 5-1 con la Fiorentina. Mazza, è dato una bella tramvata alla povera Fiorentina. 5-1. Udinese è in forma straripante. Allora, Gwen, grande prestazione. Questo è un ragazzo da tenere d'occhio, eh. Attenzione a Gwen. Poi c'è anche Brambilla che 2 stelle difensore. Vediamo se posso fare qualcosa per le richieste. Aumenta la percentuale. Sì, sì, è alta priorità. Ok. Aumenta il budget. Basta. Facciamo un po' di richieste. Penso che possiamo permettercelo. Allora, Sayan non sta tanto bene di forma fisica, quindi ci metterei Johnson. Che c'è scritto? Vuole rinnovo, Johnson? Ho capito che vuoi rinnovo. Dopo ne parliamo con calma, eh. Perry no. Mettiamo Marcelo. Assolutamente. Corbo, Cittadini, Schmidt, Iliev, Traoré, Lazetic. Ci portiamo qualcun altro, per esempio il secondo portiere. Direi che è importante. E c'è qualcun altro che magari preferisco portarmi? No, no, direi che va bene così. Andiamo così a giocarla. Allora, Bari contro Atalanta. Siamo in casa, abbiamo battuto il Napoli a sorpresa, prima la Salernitana, e mo c'è l'Atalanta. È un'altra sfida stra-insidiosa, però io ci arrivo con un po' di positività in più rispetto al Napoli, che comunque, perché io mi aspetto di poterla portare a casa, quantomeno un pareggio, non chiedo di vincere, ma un pareggiotto non mi dispiacerebbe. Tra l'altro Marcelo, Ferguson già ammoniti dopo 12 minuti. Non è il massimo, non è il massimo. Stavano dominando prima che ci facessero vedere l'Atalanta in attacco. Ripartiamo, Ciaca. Vai Traoré, vai. Vai, fatela tutta. Vai in fondo, cross in mezzo. Bellissima sta palla, Corrado. Iliev! Nicolà Iliev! Bari 1, Atalanta 0. Siamo in vantaggio. Mazza, oh. Ma che squadra! Comunque questo Traoré, ragazzi, è tanta roba, eh. Questo Traoré è veramente forte forte. Johnson! Johnson! Mannaggia Johnson, cross non proprio bellissimo. Bravo Johnson però, che combatte. Ferguson! Traoré! Traoré! Non ci si crede! Delirio! Delirio qua, delirio incredibile, 2-0 Bari. Ma cosa sta succedendo? Vabbè, Ferguson ha messo una palletta. Poi Traoré ha fatto una roba bellissima, bisogna dirlo, veramente bella. Corrado. Aia, aia. No, Ferguson, non fare fallo, per favore. Che è quello lì col... Ma quello con il caschetto alla check? No, vabbè, quello è spettacolare. Lo voglio solo per il caschetto, non per altro. Attenzione, Atalanta sulla fascia. Bravo, Iliev, recupera un pallone d'oro. Schmidt, che cazzo fai? Mamma mia, Schmidt, veramente. Mi ha fatto passare un infarto e mezzo praticamente Schmidt in questa azione qua. Comunque, vabbè, poteva andare peggio, molto peggio. E calma, bravo Schmidt però, però Schmidt, svegliati, santo amico mio però, eh. E svegliati, santo cielo.
Dai. Bravo Johnson. Mi sa che ti rinnovo, Johnson. Mi sa che ti rinnovo. Traoré. Traoré. Traoré va vicino al all'Eurogol della giornata. Tra l'altro Traoré è l'ex della partita o ricordo male? Non ricordo se era dell'Atalanta o del Milan. Ho questo dubbio amletico. Ok, primo tempo è andato. È andato, sono contento. Io però, scusatemi, la mia paura è che si facciano buttare fuori. Quindi Zanoli, anche se... No, vabbè, qui ci va Ferri, dai. Diamo fiducia a questo ragazzo. Ferri, dove sei però? Dov'è Ferri? Dov'è andato? Ferri? Dove stai? Niente, Ferri è sparito, quindi gioca Zanoli per forza. Ferguson sono ammonito, io c'ho paura. Onestamente c'ho paura. E metterei Jim. Perché sinceramente Kiliev è un po' stanco, però aspettiamo ancora un po', eh. Due cambi giusto per non farci buttare fuori i giocatori, perché non è il momento. Siamo lì per sfiorare un'impresa e non vorrei buttarla nel cesso. Questa impresa per colpa di qualche espulsione, che sarebbe un casino. Corrado. No, Cittadini ancora lui. Comunque Cittadini, acquisto top, eh. Acquisto top. Attenzione. Abbiamo rischiato tanto anche. Tanto, 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 però dai. Siamo ancora avanti. Allora, Iliev sta giocando benissimo, però è molto stanco. Quindi io di sto passo metto Cortinovis. Ok? E... Corrado è stanco, ma chi se ne frega. Johnson è stanco, ma chi se ne frega al momento. Andiamo ancora un po' avanti. Vediamo se dobbiamo fare altri cambi, magari, più avanti. Lodiamo la squadra perché sta facendo una partita che... Definire sontuosa è dire poco. Comunque 9 punti in 3 partite, ragazzi. La salvezza, non dico che si raggiunge tranquilla quest'anno, ma potrebbe essere. Poi arriveranno anche i momenti di difficoltà. Sicuramente, sicuramente. Però se giochiamo così, raga, io ho buone vibes, eh. Buonissime. Cittadini. Lazetic fallo. Era già ammonito, espulso. Bravissimi, bravissimi. Noi manteniamoci così, 2-0 va benissimo. Se riusciamo a fare anche 3-0 ancora meglio. Loro sono anche in 10. Traoré. Intelligentissimo Traoré, ma Corrado becca il palo. Buono. A questo punto possiamo mettere anche Sayan. Un altro cambio. Mettiamo Marek. Proviamo Marek un po', dai. Ne approfittiamo, dai. Oh, Chaka. Cittadini, ancora lui ci prova. Cittadini è di testa, è fenomenale, eh. Le becca tutte lui. Una roba incredibile. Bravo Schmidt. Zanoli. Con calma, Sayan. Ancora Zanoli per Jim. Jim si gira. La passa a Corbo, benissimo. Schmidt, Jim, Marek. Marek prova a fare il suo primo gol con la nostra maglia. Però ancora non gli riesce. Però si è mosso bene. Però si è mosso molto bene. Devo dire che non mi è per niente dispiaciuto in questa piccola parentesi. Fagioli. Gol subito. Male, perché sono anche in 10. Male. Dopo una ripartenza, purtroppo l'hanno riaperta, ragazzi. In 10 l'hanno riaperta. Non è buono questo. Non è buono. Raga, calma. Non facciamo cavolate. Vi scongiuro. E si vince. E si vince pure oggi contro un Atalanta sicuramente superiore a noi. Sicuramente. In lungo e in largo. Ma si vince
lo stesso, pure questa. E siamo primi con la Roma. È incredibile quello che sta accadendo. Ma è incredibile. E dire che in teoria noi avevamo un calendario complicato. E stiamo vincendo le partite che non dovremmo vincere di base. E quella è la cosa buffa, perché noi queste non le dovremmo vincere. Cioè dovremmo faticare tantissimo. Invece 2-1, 2-1. E 1-0 con la Salernitana. Difesa molto buona in realtà. Anche la difesa che sta aiutando tantissimo la squadra. Ora avremo Sassuolo, Roma, Milan. Poi inizia un po' il periodo calmo con Torino, Cremonese. Pure Sassuolo è abbastanza calmo. Roma, Milan. È dura. È molto dura, però per come siamo partiti, paura di nessuno, perché ce la possiamo giocare con tutti, eh. Sembrerebbe. Tommasini, primo gol della stagione. Bravo Tommasini, sta crescendo anche abbastanza bene. Sormani espulso. Male, molto molto male. Arcuri professionista. Ma sto Arcuri, ma... ho aumentato la percentuale di ricavo dalle cessioni. E fino al 60%. Ottimo, finalmente. Una cosa quasi umana. Perché prima era veramente... tu vendevi un giocatore, prendevi... tipo lo vendevi a 5 milioni e prendevi 2. Cioè, un po' poco. Almeno qui adesso ne prendi 3,5. No, non 3,5, ma li prendi 2,7, 2,8, 3. Trasferimenti rifiutato, stipendi rifiutato. Però intanto una ce l'hanno accettata. E comunque, oh, mi accontento, per carità di Dio. Rispetto a prima mi accontento, sicuramente. Mi accontento. Scusate, Johnson. Il contratto di Johnson, che comunque se lo merita, dai, poverino, ha giocato benissimo. Nuovo contrattino. Però scusate, io ho sbagliato, perché è un giocatore importante. Ah, non ci stanno i soldi? Bene. Ma benissimo. Purtroppo sto un po' tirato, carissimo. Io vorrei darti di più. Mamma mia. Aspettiamo, vediamo un attimo andando avanti, perché il budget è quello che è. Onestamente il budget è quello che è. Ragazzi, direi che per il momento può essere tutto. Noi ci becchiamo per giocare contro Sassuolo, Roma e Milan. E forse anche Torino, se riusciamo. E devo dire che l'inizio è incoraggiante. Bella squadra, buona difesa. E devo dire che sono veramente entusiasta di Ferguson, di Traoré. E purtroppo Lazetic un po' sottotono, con rigore anche sbagliato. Sono sorpreso anche di Cittadini, giocatore spettacolare. Però la squadra in sé gira molto bene, secondo me. Gira molto bene. Poi c'è questo portiere armeno che in realtà potrebbe già giocare quasi titolare. Perché comunque Brazao è forte, sì. No, in realtà è molto più forte rispetto... ma se guardiamo rapporto... confronto giocatore. Domanda, eh. Allora, vediamo un attimo. È meglio... parate uguale. Distribuzione meglio Brazao, aereo meglio Brazao, eccentricità molto meglio Brazao. Comunicazione uguale, mentale meglio Brazao, velocità meglio Brazao, fisico meglio Brazao, sì. È ancora più forte Brazao, chiaramente, anche se questo qui vale di più perché è più giovane, chiaramente. Vediamo cosa fare, ragazzi, vediamo un po' cosa fare, però la squadra gioca bene, stiamo facendo delle cose wow, quindi sono molto contento. Ragazzi, vi ringrazio molto, ci becchiamo alla prossima, ciao!